Ciao a tutti ragazzi, sono Kerren ed è sabato notte, quindi le mie capacità mentali sono ridotte del 90%, forse del 99%, non lo so. Basta guardare la mia faccia per capire che attualmente non è proprio lo stato attuale in cui una persona dovrebbe fare un video. Anzi, probabilmente sembro un drogato, però giuro che non mi drogo, giuro che assolutamente non ho mai usato sostanze stupefacenti. Ma ho deciso che le 150 Dream Ball che ho accumulato saranno utilizzate ora, adesso. Sì, sembro decisamente un drogato. Quindi saranno utilizzate adesso. Ora, con 150 Dream Ball non mi aspetto di sbancare il lunario. Non me l'aspetto proprio. Però, voglio darmi un po' di credito. Voglio sperare, anche se in realtà già lo so che non mi esce niente. Se cerco Margus mi esce Chester, o può essere pure che non mi esce assolutamente niente, quindi forse è anche inutile che diciamo inizi a fare pronostici su cosa mi dovrebbe uscire e cosa non mi dovrebbe uscire. Quello che voglio dire prima di andare a pullare, quindi prima di perdere totalmente l'attenzione di qualsiasi spettatore, perché una volta che hai fatto il pull e il video lo puoi anche chiudere, è che mi è stato detto nei commenti da più persone che io sarei tornato su Tsubasa per le visualizzazioni. Ok, io attualmente non sono al massimo delle mie facoltà mentali, ma penso che chi abbia scritto questi commenti non sia mai stato al massimo delle sue facoltà mentali. Partendo dal fatto che chi pensa che io sia tornato su Tsubasa per le visualizzazioni, quindi automaticamente perché le visualizzazioni generano denaro, se mi dovrei basare su questo, mi dovrei basare sul fatto che se tutto va bene, facendo un video al giorno di almeno 10 minuti, c'è la possibilità che io vado a guadagnare 20 centesimi. Quindi parliamoci chiaro, un video al giorno che dura 10 minuti, 20 centesimi. Se un essere umano, qualsiasi essere umano sulla Terra, torna a giocare ad un gioco per 20 centesimi al giorno per un video di 10 minuti, penso proprio che faccia meglio di andare a chiedere la carità in mezzo alla strada, perché a livello proprio di logica, a livello proprio monetaria, non esiste cosa peggiore. Cioè, state dicendo proprio la stronzata più grande che la Terra abbia mai visto. Ma diciamo che alle stupidaggini mi ci sono abituato. Non mi stupisce il fatto che delle persone siano malpensanti, né tantomeno mi stupisce, diciamo, un po' il pensiero cattivo delle persone, perché siamo tutti un po' cattivi, pensiamo sempre tutti un po' male, è un po' nella natura umana, però mi piace ragionare con logica. La logica dice che 20 centesimi al giorno per un video che dura 20 minuti, fai prima letteralmente a chiedere la carità in mezzo alla strada che fare un video che duri 10 minuti. Quindi, ragà, totalmente fuori strada, sono tornato su questo gioco perché questo gioco, anche nonostante abbia le sue pecche, perché molti di voi hanno detto il fatto che io ho denigrato il gioco migrando su altri lidi, mettiamola così. La realtà è che se devo fare un paragone tra Holy Benji e Saint Seiya, Saint Seiya, il gioco di Saint Seiya, non sto dicendo l'opera, non sto dicendo il manga, il fumetto, l'anime, ma sto dicendo il gioco. Il gioco attualmente sviluppato dalla Tencent è assolutissimamente migliore sotto qualsiasi aspetto di qualsiasi tipo al gioco sviluppato dalla Club di Tsubasa. Purtroppo non c'è nulla da fare. Il gioco di Saint Seiya è 42.000 volte meglio sviluppato di quello che è sviluppato questo. Quindi, assolutamente a livello di gioco, quello che ho detto 2 mesi fa non me lo rimangio. Anzi, ne sono più che convinto. Quello che invece non volete capire, che probabilmente c'è bisogno che ve lo infilo col calcestruzzo in testa, è che se sono tornato su Holy Benji, Capitan Tsubasa, come lo vogliamo chiamare, è perché sono appassionato
al mondo, al fumetto, al manga, all'anime, alla storia, ai personaggi che rappresentano questo gioco, che rappresentano questo mondo. Ma di certo non sono tornato per le visualizzazioni, perché se dovrei tornare per 20 centesimi di visualizzazioni, penso proprio che vi siete fusi il cervello, ma ve lo siete fusi proprio male, cioè il caldo vi ha dato proprio una botta in testa che non ve la dimenticate più. Però, ahimè, questa è la mia idea, questo è il mio pensiero, tanto può essere che mi sbaglio, tanto può essere che no, magari è veramente per le visualizzazioni, magari veramente sono contento di fare un video di 10 minuti per 20 centesimi. Però, ognuno crede a quello che vuole credere, mettiamolo così, ognuno in testa c'è il suo pensiero e non sarò di certo io a cambiarlo, non almeno stasera. Ora, ho 151 Dream Ball, 151. Ma mi sento fortunato, cioè in realtà mi sento pessimista, però non le voglio conservare, conservare troppo è brutto, c'è bisogno ogni tanto di vedere una freccia arcobaleno che vola o un SSR che viene spaccato da qualche parte. Logicamente il personaggio che mi serve da questo banner è Margus. Purtroppo non ho fatto bene i conti e non ho calcolato il fatto che non riuscirò a chiudere i bonus per l'Europea Verde. Anche nel caso in cui tutte le mie teorie vadano bene, perché mi manca Snyder World Cup, quello là verde di praticamente quasi, non voglio dire 2 anni fa, ma un anno fa, un anno e mezzo fa. Quindi automaticamente, per via del personaggio che è uscito un anno e mezzo fa, non riuscirò a chiudere il bonus che volevo. Quindi ho un attimo sbagliato i calcoli, non so perché non ci avevo proprio pensato, nella mia testa ero convinto che potevo tranquillamente prendere bonus da tutti i gacha, ma non è così. Mi sono un attimo illuso, mi sono creato una realtà alternativa che non esiste, però magari tra poco aggiungeranno un personaggio, voglio dire mai, non è il momento di illudersi, anzi, se non mi sbaglio c'è proprio Larson. C'è Larson gacha che se non mi sbaglio dà appunto il 15% a patto. Ecco, nell'essere sclerato mi sono ricordato che c'è Larson Gacha che mi può tranquillamente chiudere il bonus a patto che praticamente ho in campo almeno 8 europei verdi, cosa che tranquillamente un giorno penso che riuscirò a completare. Quindi è un attimo un po' più complicato di quello che avevo calcolato su carta, però comunque è tutto fattibilissimo, non c'è niente assolutamente difficile, è tutto fattibile. E si spera che sarà fatto. Si spera perché poi tutto può succedere. Stiamo sotto al cielo, come si dice a Napoli. Ok, in questo banner, ragazzi, inutile che le parliamo, non mi serve nessuno. Veramente non mi serve nessuno. Tranne Margus, che Margus è diciamo l'attaccante, la punta. La punta che mi serve per sfondare un attimo il bancario. Mi sono dovuto un attimo sistemare il pantalone perché stava scendendo. Quindi mi serve un attimo la punta che vada un attimo a sbancare il lunario, che vada a segnare gol, e quella punta può essere Margus. Quindi, sperando che Margus non mi tiri brutti scherzi, perché secondo me qua mi esce Chester, perché quando cerchi uno vai l'altro, cosa normalissima, non mi tiri brutti scherzi, io cerco Margus. Cerco Margus, è la prima volta in vita mia che dico che non avrei mai pensato nell'esistenza di dire cerco Margus, ma cerco Margus. Quindi 150 Dream Ball, cerco Margus. Non sono molte, ho ancora tutta la storia da fare, quindi ho ancora una marea di tentativi da fare, però me lo sentivo. Me lo sentivo male. Molto male! E vabbè, accumuliamo SR per il futuro. Non mi dire che tutti e tre i pull che faccio mi risultano vuoti, perché là sarebbe proprio una cosa di dimensioni oscene, cioè sarebbe proprio bruttissimo sia per me che per il mio pubblico. Quindi che lab, non fare ciò perché, voglio dire, anche agli spettatori poi gli fai venire l'incubo di pullare. Almeno un SSR fammelo uscire. No, guarda che non ci credo. Cioè, ero sicuro che al primo si sarebbe illuminato tutto. Ma non si è illuminato niente. Non si è illuminato niente.
si è illuminato davvero niente. Non pensavo assolutamente che sarebbe andata così, dico la verità. Non pensavo che sarebbe andata così, ma è andata così. Ok, fiamme. Quindi l'ultimo. Mamma mia, mi è preso un attimo uno di quegli infarti multipli. Quegli infarti multipli che tu dici no, cazzo, neanche stavolta è andata, no, cazzo, no. Dai, cazzo, vaffanculo! Ma no, mamma! Perché? Volevo Marcus. Cosa vuoi tu dalla mia vita? Ma perché? Vabbè, quindi i primi tre pull che ho fatto che non sono riuscito a conservare come volevo conservare, i primi tre pull me ne sono uscito con praticamente calze Dream Festival. Cosa? Assolutamente non male, perché comunque mi posso passare la tecnica in un futuro a un calz verde, quindi assolutamente nulla di male, nulla di sbagliato, anzi, voglio dire, non mi serve come personaggio principale, ma può tornare utile. C'ho ancora tanta di quella storia da fare che non è un problema, sicuramente riuscirò a rifare altri 200-300 Dream Ball per poter ripullare in tutta tranquillità. Però cazzo Marcus, cazzo. Potevi uscire tu al posto di calze che attualmente non è che non mi serve o che è inutile, ma potevi uscire tu al posto di calze. Invece no, mi dovete far per forza rimanere male. Non c'è niente da fare, cioè siete proprio cattivi nell'anima, mi dovete per forza far rimanere male. E quindi non è uscito quello che volevo. Ma è uscito almeno un personaggio di Dream Festival, che è già qualcosina paragonato al zero totale. Quindi, ragazzi, che dire, per questo video è tutto. Ho anche sforzato me stesso oltre il possibile, perché non è che sto più nel letto che vicino al computer. Però, ok, ci ho voluto provare. Mi sentivo che mi sarebbe uscito qualcosa diciamo, di buono. Solo che pensavo, speravo in Marcus, ma è uscito Calz. Comunque, io ho pullato qui proprio perché volevo Calz. Ora aspetterò mercoledì quando cambiano i retap, in modo che nel caso in cui mi dovesse uscire un altro retap, almeno mi esce, diciamo, diminuisco le possibilità di prendere Calz doppione e aumento le possibilità di prendermi uno Snider o un Genzo. Genzo soprattutto non lo voglio, però per l'amor di Dio, se esce, esce. Aumento le possibilità di prendere un altro personaggio di Dream Festival. Quindi attualmente aspetto fino a quando è che dovrebbe cambiare il banner? Dovrebbe cambiare il 2 notte? Dovrebbe cambiare mercoledì? No, martedì, martedì. Ok, vabbè, comunque in ogni caso aspetto finché non cambia il banner. Quindi una volta che cambia il banner e mi esce automaticamente il retap Chester, Margus, il Kaiser e Genzo, ripullo nel banner, perché attualmente, essendomi uscito Kals, ne ho uno su 4. So che non è un'ottima media, ma ne ho uno su 4, quindi mi conviene aspettare. Mi conviene un attimo aspettare, mi conviene accumulare Dream Ball, più Dream Ball possibile, e fare un mega video pull da un 400 Dream Ball almeno, in modo che anche se non mi esce, mettiamola così, o nel frattempo che cerco di farmi uscire Margus, anche se mi esce il Kaiser, già è qualcosa di buono. Nel caso mi esca Genzo, me, però comunque anche se mi dovesse uscire Genzo proprio alla stragrande, comunque si può usare comunque come riserva in qualche maniera, troverò la sua utilità nel mondo in un modo o nell'altro. Ragazzi, vi ringrazio per aver visto questo video molto particolare, soprattutto perché non sono nelle condizioni mentali per poter fare un video pull, però l'ho fatto. E ci becchiamo domani con un video in cui non so cosa farò, ma ci sarò. Cioè, questo è proprio blow mind, proprio.